di studi dei giovani orchestrali prevede una lezione settimanale di 3 ore ed esercitazioni pratiche con i tutor, che sono poi i maestri Antonio Loffredo per il violino, Pietro Calzolari per gli archi e Roberto Maggio per i fiati. L'auspicio è che i giovani musicisti che provengono dalle varie scuole di musica sparse sul territorio si orientino a studi più strutturati e professionali, come quelli del Conservatorio Cimarosa. Siamo con il maestro Carmine Santaniello, direttore del Conservatorio Cimarosa di Avellino, e siamo con lui per parlare di una iniziativa nuova, in realtà molto interessante, del Teatro Carlo Gesualdo, che è l'orchestra giovanile. Maestro, in questi giorni sono state fatte le selezioni per individuare questi giovani musicisti. Vogliamo evidenziare un attimo le caratteristiche fondamentali di questo progetto? Sì, questo progetto nasce per dare la possibilità a tutti i giovani dai 10 ai 14 anni, presumibile per lo più, poi qualcuno anche in età un pochino più avanzata, di ragazzi iscritti alle scuole ad indirizzo musicale, i licei maggiormente, per dare loro la possibilità dell'aggregazione, per far sì che potessero avere la possibilità di laboratori di musica d'insieme. E quindi poi formarsi da un punto di vista musicale e poi partecipare alla vita del conservatorio, che è qui di fronte a noi, ma non di fronte solo come un fatto logistico, ma anche come fatto di intesa sugli intenti, sui progetti da realizzare. Prima l'abbiamo paragonata ad una autostrada a due corsie, perché poi sì, diciamo, l'ulteriore sviluppo, diciamo, di questo progetto dovrebbe essere quello che poi dal conservatorio ritorna verso il teatro. Ritorna verso il teatro, ma per poi, speriamo, quando prima riuscire a meglio organizzare anche l'orchestra del Teatro Gesualdo. Quindi questi ragazzi che si formano al Gesualdo verranno in conservatorio per poi ritornare al Gesualdo come professionisti. Ce lo auguriamo, naturalmente, quanto prima possa accadere tutto ciò. L'esperienza dell'orchestra, come quella del coro, è per i ragazzi anche un importante momento formativo sotto il profilo educativo generale. Mettersi al servizio dell'ensemble, infatti, vuol dire imparare valori fondamentali come il lavoro di squadra, la puntualità e la precisione rispetto ai propri compiti, l'impegno e il sacrificio per realizzare la migliore esecuzione possibile. E l'obiettivo che ci siamo prefissati, quello di migliorare la qualità della vita dei ragazzi, sicuramente anche attraverso la cultura, è uno dei punti fermi che noi ci siamo posti. E su questo il teatro sta costruendo una sua identità, appunto su questi processi formativi che abbiamo e stiamo realizzando, perché crediamo che siano i momenti più significativi per lasciare una traccia ben precisa sia del nostro passaggio, ma anche da un punto di vista culturale. Noi stiamo tentando anche di spostare il gusto stesso dei ragazzi e anche di migliorare la sensibilità stessa.
Sulla torta per i primi 10 anni di attività, il Teatro Gesualdo pone perciò anche la candelina dell'orchestra giovanile, che, ulteriormente, lo definisce come fabbrica della cultura, in grado di fare rete con le altre istituzioni culturali presenti sul territorio e ponendo così le basi per sinergie in grado di disegnare un nuovo futuro per l'arte e l'intrattenimento. Bisogna invertire il paradigma culturale che ha organizzato lo sviluppo nella città di Avellino in questi anni. Bisogna passare dalla città del cemento, cioè dalla città che ha investito molto nella riqualificazione urbana, che pure è stato fatto un'azione molto incisiva e molto importante, a una città immateriale, una città che valorizzi la cultura e le risorse umane e personali che ci sono qui ad Avellino. Io ho immaginato di costruire su questo un percorso che potesse avere il teatro al centro di un ragionamento, di un meccanismo che riportasse la cultura come volano di sviluppo e di economia. Noi siamo riusciti a dimostrare, lo ha fatto la storia del teatro in questi 10 anni, in particolare nell'ultimo anno quando molti progetti sono stati attivati, siamo riusciti a dimostrare che come la cultura possa essere anche un indotto economico, opportunità di crescita professionale, possa creare occupazione. È su questa linea che dobbiamo andare avanti, ci vuole la convinzione che i vecchi modelli industriali, i vecchi modelli di sviluppo sono superati e che bisogna invece essere al passo con i tempi per non rimanere fuori dai circuiti europei ed internazionali che invece si muovono assolutamente in questa direzione.